Ehi la ciurma, io sono Mazzetes e ben ritrovati qui su Expeditions Viking. Allora, facciamola in breve. Stiamo ancora a Ribe, io non ho ancora saccheggiato nulla di particolare, insomma. E nel nostro interesse è quello di andare verso il porto. Dovrebbe essere in questa direzione, credo. Di qua c'è il mercato, però. Allora, scendiamo un attimo giù sotto. Riprendo la strada che ho fatto l'altra volta in modo da non fare confusione e. Qui stiamo andando dalla parte giusta. Cioè, se io vado di qua, sto andando di qua. Sì, sembra di sì. Allora, andiamo di qua. Perché al porto ci aspetta un'altra. Non una sorpresa, ma. Comunque, succedono cose. Spoiler. Allora, ecco c'è il porto. No, qua sotto non c'è niente, vero? You look at all these ships. All trade for miles around goes through this harbor. Yeah, but also they look really cool. They're quite beautiful, yes. I must admit, I'm starting to look forward to our journey. What? Some foul spirit of the underworld has taken possession of Aslife. Quick, throw him in the river. Forget I said anything. C'è Slaper che vedendo tutte queste navi qua si prende bene, dice, ah beh, effettivamente forse non è una brutta idea di partire in nave, fare un giro, eccetera, eccetera. Allora, qua c'è della gente con cui parlare, ma ancora non ci ho parlato lo scorso giro, per cui facciamo solo un'esplorazione, voglio riseguire i miei passi, insomma, per non perdermi proprio per strada. Allora, camminando ci fermiamo da un'apparizione, diciamo, da una cosa che vediamo. C'è quella nave che è ormeggiata è di sicuro quella che ha portato i briganti a Skjern. E Nefia infatti se ne accorge anche lei. Ma quella è il Bikku Sonar che ci ha attaccato a casa? Oh, la prima volta ho risposto con questo, ma. Va bene, risponderò con questo così vediamo cosa succede, cos'era successo. Allora, uccidere queste persone non annullerà il dolore che ci hanno fatto, che hanno portato al nostro clan. Ma Gunnar si lancia subito a. Grimar, che incredibile coincidenza di incontrarti di nuovo qui. Ha ha ha. E Grimar dice: cosa? Pensavo che tu fossi morto. E impallidisce. Ci vuole molto di più per uccidere un Ulfedin, vecchio amico. Però avresti potuto occupartene meglio della nave. Sembrava davvero pronta per affondare. Lo insulta. Ci hai portato le nostre morti, Gunnar. Tutto quello che è rimasto. Cioè, siamo tutti quelli che siamo rimasti. Ogni altro è morto. E tu arrivi qua come se fossi ancora in carica. Beh, dimenticalo. Adesso sono io che mi occupo di questo. Ci prepariamo, sistemiamo la tua nave e ce ne andiamo a casa. Gunnar lo guarda fisso negli occhi, poi lo tira un cazzottone e lo stende. Combattimento per cui dobbiamo ammazzare la vecchia ciurma di Gunnar che vuole prendere la sua nave. Allora io direi che Gunnar, tu che sei un corridore bravissimo. Facessi una carica, ecco, una carica su di lui. Aia, mi ero dimenticato l'attacco d'opportunità. Ah, ok, avevo paura di prendermi l'attacco d'opportunità anche di quell'altro. Allora, Nefia va là e pizzica quello. Ok, allora, adesso ho paura solo che Gunnar sia in mezzo ai gu cioè sia incasinato in quella situazione. Allora, mandiamo questo qua e riesci a. Come alla cover? Vabbè. Andiamo su questo allora. Ah, questa? Ops. Mi scusi, signore. Allora, tu. No. Però. Riesci ad arrivare qua, dai, mettiti qua, così almeno.
abbiamo un po' di protezione per il nostro ragazzo. Tu anche non riesci a fare un cavolo di nulla, mettiti di qua. Così quella non ha più cover. Tu riesci a... No. Lui è completamente fuori dai range. Allora mettiti qua, Roscoe. Sperando che non la targettino tutti in questo istante. Ah, che botta. Ah, io mi tiro giù Gunnar. Guarda come mi tiro giù Gunnar. Ne ha sciolto uno, ma poi alla fine c'è rimasto. Non è stata un'ottima idea, forse. No, quello è andato. Tu, Nepia, riesci a... Apro deve passare accanto a quello, non buono. Allora, facciamo che... pizzicare lui, allora. No, come la... Qui in cover quello che prima non lo aveva. Ah, perché? Allora, facciamo così. Spara qua così non ho cover. E così su questa possiamo prenderla. A critico ma è ancora in piedi. Porca di una miseria. Tu Roscoe riesci a fare qualcosa? Non riesci a fare assolutamente nulla. Questo che ha un demoralizza, ha un veleno. Però non è che lo lancia il veleno, lo applica al suo coltellino. Tacked. Tactical move. Ah, dal doppio dei danni ma solo per gli immobilizzati, ma non abbiamo modo di immobilizzare la gente. Niente, dobbiamo fermarci così. Gunnar ci è caduto malissimo però. Aia! Ma Dio, ho stunnato, porca d'una miseria! Allora, Roscoe, vai a curare me stesso per piacere, che non sono messo benissimo. Allora, poi farei... Io questo sì, riusciamo. Ancora con sto scudo, porca di una miseria ladra. Tu riesci a per caso a tirare... No. Ma vai su questo. Non volevo perdere un'azione per seccare quello, ma vabbè, niente, dobbiamo farlo per forza. No, è caduto giù in mare! Niente, non possiamo più lottarlo. Almeno lo scorso giro era successo così, che uno era caduto in mare e non potevamo più lottarlo. Ah, ecco il quick shot. Ah! Sono molto più efficaci i quick shot, trovo, almeno, dell'esperienza che ho avuto finora. Rispetto al passato. Allora, riusciamo a seccarlo questo ragazzino qua? Che barba però sprecare questo. Tu arciere riesci a... Ma no! Ma come? Però ha del movimento, quindi vai qua. E tu anche, Nefia. E tu fa anche. E Roscoe va. Roscoe va cura di nuovo me. Anche se penso che andrà a targettare l'altro, ma. Dai dai, skippiamo, skippiamo. Via il turno. Ne hai fatti 80. Che damage. Perché lo scudo? Loro si parlano sempre con lo scudo e i miei invece non fanno un cavolo di niente. No, aspetta, però io forse con l'ascia posso... No. E l'altro con la doppia ascia è Gunnar che riusciva a rompere lo scudo. Infatti guarda che storia.
infatti. Mannaggia sto scudo. Katie, sei tutti noi. Ok. Speriamo che Gunnar non sia messo malissimo adesso. È rimasto a terra tutto il combattimento. Frattura moderata alla testa. Non buono. Abbiamo incontrato una nuova fazione, i Nordmen. Gli uomini del nord. Questo mi fa sentire meglio. E ora abbiamo anche una nave. Sì, però questa vecchia roba non ci potrà portare attraverso il mare. E inoltre richiederebbe una ciurma davvero troppo grande. Però potrebbe valere ancora qualcosa. Vediamo se troviamo un acquirente. Qualcuno al mercato, magari. Ottimo. E qua era praticamente dove mi ero fermato lo scorso giro. Perché ero sotto pilento, non spendo le varie cose. Adesso, se noi attivassimo altre, probabilmente ci abbiamo il tizio sotto... infatti c'è quello là che... Scusa, questo? Ma quello nell'acqua è... Ma è perché questo qua che è nell'acqua anche non si... Ah, sì, ok, ci è andato meglio. Lo scorso giro ce n'era uno nell'acqua ma sotto il pontile, per cui era un po' infattibile da recuperare. Nulla per quello. Allora, qua abbiamo visto tutto il discorso del porto. Quindi andiamo fin su. C'è ancora altro porto qua. C'è dell'altro... C'è della gente in giro, comunque probabilmente dovremmo farci due chiacchiere. Ah, questo non ce l'ho arrivato lo scorso giro. Allora, un uomo che emana molta arroganza. Ti conosco, il Thegn di Skjern, vero? Ho visto che hai combattuto alcuni ragazzi di fattoria al funerale di tuo padre. Spero di vederti combattere contro un vero guerriero una volta. Tu sei il berserker di Skule? Sì. Il nome è Scacchi. Ho sentito che sei in città per cercare per una ciurma. Mi spiace che ho già assunto tutti quelli che volevano qualcosa. Non sei l'unico ad averlo saputo, sembra. Degli assassini e soldati mi hanno attaccato vicino al fabbro. Sai per caso qualcosa di questo? Non manderei mai qualcun altro a fare le mie battaglie, se è quello che stai supponendo. Ma sembra di sicuro che ti stai guardando le spalle per bene. Cosa state facendo qua? Ah, mi sto preparando per una piccola escursione attraverso il mare. Ho alcuni amici a Orkneyar che mi aspettano per una visita. Attraverso il mare anch'io presto. Probabilmente ci vedremo di nuovo su altre coste. No, se hai un po' di fortuna, Thegn di Skjern. Quindi non nasconde il fatto che ce l'abbiano a morte con noi. Dice, se siete fortunati non ci rincontrate più. Allora, qua con quella si ritorna via. Ma noi allora adesso vogliamo andare a Maldolsons. La casa di Maldolsons? Questa è la casa di Maldolsons? Ma chi è Maldolsons? Sei tu Maldolsons? No. È Geir, disse. Non è più... E questa è la casa di Maldolsons? Ma chi è Maldolsons? Non te lo spero, probabilmente. Gente che si allena qua con l'arco. Bravi, ragazzi. Ah, questa è una delle caserme probabilmente della tizia che diceva prima. Allora, di là c'è il porto, ma ci sono delle indicazioni per il mercato? Di qua. Andiamo a vedere un attimo il mercato. Ma di qua quanto? Di qua? Tipo qua giù o qua là? Ah no, questo è il mercato. Mi dà l'impressione di essere una cosa molto mercato.
C'è una piazza, ci sono delle panchine, c'è un foro per bruciare la gente e ci sono tutti i mercanti possibili e immaginabili del mondo. Sì, questo mi sembra davvero un mercato. E possiamo parlare con le persone. Da chi iniziamo? Boh, iniziamo da questo che è più all'angolo. Iola. No. Allora, Yardar è un uomo del porto con, come dire, la... non calvizie, insomma, un po' stempiato, vestito con pelli, si avvicina. No, guerriero onorevole, un momento del tuo tempo, per favore. Ah, è un tizio del mercato, sta cercando di vendere qualcosa. Poi gli rispondo, Hey Loxael, che non so cosa voglia dire. Mi dispiace di impormi a te in questo modo, ma vedo che stai viaggiando con un seguito che ti... che determina che sei una persona comunque importante. Il nome è Yardar Yarnskedgazon, un mercante che commercia oggetti in ferro dall'est. Ho comprato una casa vicino al porto e mi sono andato là sperando di fare un commercio con la Frisia. Magari anche oltre. Mi fa piacere fare la tua conoscenza. Però per mia grande sfortuna, avendo comprato già la casa prima di venire qui, sono arrivato e l'ho trovato occupato dai ratti. Ce n'è un'enormità e non posso prendere residenza fin tanto che non sono stati eliminati. Ti pagherei volentieri se... No, ho dovuto pagare 2 settimane per andare in un altro... cioè, per stare da un altro posto. Intanto che ho cercato di risolvere la situazione. Ma nessuno ha cercato di aiutarmi dagli uomini dello Jarl. Tu penseresti che lo Jarl fosse interessato a liberarsi di questa infestazione e riportare l'ordine al suo dominio, ma invece no. Che compenso mi aspetta? Come dicevo, commercio in oggetti in ferro, per cui la tua assistenza sarebbe importante. Magari materiale in ferro che valga 100 Ertug. Proviamo col diplomacy, come siamo di diplomacy? Andiamo con questo. Dovrei raddoppiare quella cifra. Per la tua merce stai assoldando il servizio del Thegn di Skjern, figlio del combattente, cioè del noto combattente Maggy Bjorn, e i miei valorosi Uscarli. Il mercante ci ragiona un po' cercando le parole giuste. Va bene, ho visto che eri un grande guerriero, non ho realizzato l'importanza delle tue azioni. 200 Ertug di silver, va bene allora. Ok. Vada così. Grazie, 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 magnanimo guerriero. Ti prego di tornare qui fin quando la mia casa sarà liberata dai ratti e dirmi che è sicuro andarci. Ti aspetterò. Okay, però noi abbiamo Gunnar che non sta bene, per cui... Allora, parliamo con Trana a sto giro. Ciao Trana, come... Allora, una donna vestita bene... Tra l'altro lui commercia in argento, ma qua c'è tutto tranne che argento, mi sembra. È nella quarantina, sta vicino a due banchetti. Degli uomini stanno riempiendo dei sacchi e dei cesti e mettendoli su un carro. Se stai cercando cibo o medicine, sei arrivato nel posto giusto.
Allora, ho una nave da guerra. Sei interessata? No, è una nave da guerra. Avrei potuto usare una da cargo per trasportare le nostre merci. Però potrebbe comunque essermi utile. Ripulirla un po', magari togliere qualche tavola. Quanto ti aspetti di avere per quella? 200 Ertug? Te darò 120. Ho dovuto lavorare molto per acquisire questo vascello. Non andrò meno di 180. Non ho la ciurma per una nave così grossa. Dovrò assumere delle nuova gente. Quindi questo vuol dire spendere parecchio ed è rischioso. Cosa ne pensi di 140? Però 160. Allora, adesso probabilmente andiamo a chiudere a 160. Ma noi per uccidere due topi prendiamo 200, per uccidere sei cristiani, cioè sei vichinghi, e vendere una nave intera ci danno 160 Ertug. Per quanto messa male, mannaggia. Ci vale meno che una missione. Boh. Cinquanta. No deal. Ok, se cambi idea ho ancora la mia offerta. Vediamo se troviamo qualcuno da cui riusciamo a venderla un po' meglio, perché 150 è davvero pochino. Dai, per picchiare due ratti ci prendiamo 200. Ah, c'è un giovane ragazzo che sta vicino a un banchetto con dei cesti e delle casse piene di metallo rotto. Delle pelli arrotolate, insomma, varie spazzature inidentificabili, dice. Allora, dà uno sguardo al padre che sta dietro al banco e cerca di avvicinarti, insomma. Oh, grande stimato guerriero, benvenuto nella nostra umile tenda. Il mio nome è Gnipli. Come posso servirti oggi? Chiediamogli quanto prenderemmo da quello. Saresti in grado di tagliare una vecchia nave per me? Sì, suppongo. Non abbiamo fatto ancora quel tipo di lavoro prima, ma è un lavoro che sembra abbastanza semplice. Che cosa pensavi come pagamento? Allora, se prendo metà del legno e l'altra la lascio loro, prendo 100 di legno. Ok, che non so se vale più di 150 monete. Oppure se li pago 500 valuable. Ok, se pago 50 Ertug di argento, ottengo 200 di legno. Devo pensarci. Vediamo un attimo, loro lo vendono il legno? Ah, il legno lo vendono. Ok. Ok, ho dei prezzi equi. Allora, se io gli dessi dei valuable per... ...200 di legno... Sono tantissimi i valuable 200 di legno. Sono 1800 per 150, quindi facciamo più di 2000 valuable. Però ci ha appena detto che 500 valuable sono 50 Ertug. Quello ce ne dà 150. Sono 1500 valuable.
Quella ci dà meno che non prendere 200 di legno. Però 200 di legno dobbiamo spenderci 500 valuable. Per cui è più o meno uguale il discorso. Vendi roba? Sì. Materiale per fare questo, credo che sia smithing, taglio cucito e altre. Ah, e carpenteria. Oh, anche carpenteria. Ti piace costruire cose? Non da solo, ma ho degli uomini che sanno occuparsene bene tra i miei amici. Sono sicuro che il tecnico di schierna è molto di preoccuparsi, figlio. Responsabilità come queste non lasciano molto tempo per il crafting. Sei un Thegn? Sì. Se stai cercando per risorse di alta qualità, non troverai nulla di meglio di quello che possiamo offrire. Va bene, ma torniamo poi magari più tardi. Dobbiamo decidere un attimo sul discorso della nave. Vediamo cosa ci dicono gli altri. Allora, c'è un uomo che sembra un guerriero, ma un po' âgé, diciamo. Sono grigi, capelli e barba. Ok. Non è vestito particolarmente elegante. Ah, tu devi essere figlio di Megin Bjorn. Questo naso di sicuro. Cioè, insomma, il nostro naso somiglia al suo. È una cosa particolare che venga da te. I corvi qui intorno dovrebbero essere grati perché la tua faccia può offra un posto per poggiarsi così comodo. C'è un trespolo per poggiarsi così comodo. Cioè, in pratica, il tizio ha detto a noi che abbiamo un naso importante, insomma, e che ti lo sta dicendo lui. C'è un naso così grande che i corvi ci si poggiano e sono contenti. Per un momento il sorriso dell'uomo si irrigidisce, ma poi si ricompone. I suoi occhi però non ti lasciano mai. Ehi, un amico di mio padre? Sono Ingimar Gerrigson. Conoscevo Megin Bjorn, era un guerriero molto importante, un amico. E sapeva reggere l'alcol. Sono ancora qui, ma i suoi combattimenti e le sue bevute ormai sono nel Einherjar, nella di là, immagino. Fammi l'onore di alzare una coppa alla sua memoria. Il mio nome. No, la mia casa è a sud del mercato. Questa sera berremo e faremo festa come nuovi amici, insisto. Ok, andrò a bere la tua memoria. Va bene. Direi che però per questo conviene concludere tutto perché si è già fatto parecchio tardi. E invece lasciami un mi piace, un commento qui sotto, iscrivetevi perché se l'avete già fatto. Vi auguro una buona giornata. Ciao a tutti!